poveri uomini innamorati dei sogni, con lo sguardo stregato da segnali lontani. Allora, finalmente il 21 marzo esce Coverboy, ma appunto, come sappiamo, non è stato semplice arrivare nelle sale italiane. Ci può raccontare in breve questo calvario, come l'ha definito lei? Beh sì, insomma, è un vero e proprio calvario, innanzitutto produttivo, perché il film aveva avuto un finanziamento, insomma, nel 2002, questo finanziamento è stato poi decurtato dopo che era entrato in vigore la legge Berlusconi, la legge Urbani sul cinema, quindi io sono stato costretto a girare il film con pochissimi soldi, insomma. E dopo averlo girato l'altro calvario della distribuzione, perché purtroppo per chi è fuori da Mediaset, chi è fuori da 01, insomma chi è fuori da questo monopolio che purtroppo sta rovinando il cinema italiano, insomma si hanno pochissime possibilità. Quindi una nuova legge cinema che cosa dovrebbe contenere assolutamente per non aiutare, insomma, i film indipendenti come questi a uscire in sala? Ma innanzitutto occorrerebbe creare veramente delle produzioni, bisogna creare delle produzioni indipendenti reali, cioè indipendenti quindi fuori appunto da questi due poli che ci stanno appunto massacrando. Bisognerebbe appunto che venisse finalmente approvata in tutta la sua forza la tax shelter, cioè delle leggi che permettono e che consentono appunto anche a dei privati di poter contribuire produttivamente, insomma, ad un film, soltanto così se ne esce. Invece il film è girato interamente con il formato digitale, in questi siete stati un po' dei pionieri in Italia. Qual è il vantaggio di girare in questo formato anche per i giovani registi, insomma, che iniziano adesso a lavorare in questo campo? Guarda, io invito, a parte i nuovi registi, ma anche, insomma, proprio i registi ad usare le nuove tecnologie, perché la nuova tecnologia è un elemento che ti rende molto più libero, insomma, innanzitutto economicamente, perché si possono abbassare i costi, e poi perché è un mezzo agile, cioè voglio dire il futuro del cinema è nel digitale, insomma, così come anche le macchine fotografiche. Purtroppo noi vediamo che esiste la pellicola, ormai non la adopera più nessuno, insomma, adopera il digitale. Il problema qual è? Che ho un sistema così agile e quindi una costruzione agile, c'è la zavorra poi, ecco appunto, della distribuzione, delle sale che non sono attrezzate naturalmente alla proiezione del digitale, quindi viviamo ancora questa contraddizione. Però voglio dire, se molti iniziano, ecco, a girare veramente il digitale, questi problemi io penso che poi col tempo si riescono a superare. Invece, per quanto riguarda i contenuti, nel film si parla di lavoro precario e di immigrazione, soprattutto l'immigrazione rumena. Secondo lei questo film può aiutare a combattere un po' quel clima di ostilità e di odio che si è venuto a creare contro questa nazione, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca? Ma io me lo auguro, insomma, io il film l'ho fatto apposta, cioè in realtà appunto do un'immagine, diciamo, giusta di quello che è la parte della Romania, insomma i rumeni. Ultimamente appunto i fatti di cronaca, che giustamente tu dicevi, hanno condizionato pesantemente l'opinione appunto che si ha di un popolo, spesso anche facendo molta confusione, insomma, tra zigani rumeni e tra zigani rom, hai capito, il cui problema naturalmente è un problema europeo, è un'etnia che è stata fortemente criminalizzata, cioè discriminata, ghettizzata durante appunto il comunismo, e che chiaramente una volta che si sono aperte le frontiere poi si sono sparsi un po', insomma, in Europa, e i rumeni, quelli che vengono qui in Italia, insomma, per lavorare. Voglio dire, c'è stata una grandissima confusione e questo ha creato, ripeto, insomma, delle discriminazioni molto forti riguardo a questo popolo, questo grande popolo, insomma, questa cultura bellissima, insomma, che è la cultura rumena, e naturalmente anche rispetto al cinema rumeno, che io amo tantissimo e che penso sia appunto la nuova frontiera del cinema. Dunque uno sguardo altro sulla realtà, insomma, questo si propone il suo film.
Ma un'immagine del reale, secondo me, di quello che succede. Io poi, appunto, ho sempre detto, continuo a dire, purtroppo io sono un precario, perché sono un precario nel cinema, insomma, non mi fanno lavorare, insomma, mi fanno lavorare pochissimo, quindi, insomma, il mio sguardo è uno sguardo sulla realtà che conosco, insomma. Io detesto le forme, appunto, del privilegiate, insomma, nel cinema. Ormai vediamo soltanto che sono figli di, insomma, parenti, eccetera, eccetera. Questa è una cosa, secondo me, molto triste e che limita veramente lo sguardo. Insomma, chi è privilegiato chiaramente ha uno sguardo molto diverso da chi vive, insomma, nel mondo reale, nella realtà. D'accordo, la ringrazio. Grazie a voi. Stai cercando un senso, forse c'è, ma non chiederlo alle stelle, cercalo dentro di te.